Il decimo summit dei leader dell'Europa meridionale organizzato a Malta si è concluso con pochi passi avanti. Al centro delle discussioni la questione migratoria, sulla quale i governi di Francia, Grecia, Italia, Croazia, Cipro, Portogallo, Slovenia e Spagna, assieme alla stessa Malta, sono apparsi divisi. Sull'isola europea erano presenti anche la presidente della Commissione di Bruxelles, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. La presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, chiede solidarietà ai partner europei. Guardi, mi pare che ci sia volontà di affrontare la questione con serietà, con concretezza, con velocità. Non parlo dell'approccio perché quello ormai lo do per assodato. L'idea è di stabilire un nuovo patto tra i paesi europei, ma per ora un accordo sembra lontano. Il 6 ottobre si tenterà di rilanciare il progetto al vertice informale dei capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea che si terrà a Granada, in Spagna. Il leader dell'opposizione spagnola, Alberto Núñez Feijóo, ha visto venir meno la fiducia anche nella seconda votazione parlamentare sulla sua candidatura a capo del governo. Sono 173 i deputati che hanno votato per lui e 177 quelli contro. A differenza della prima votazione, stavolta sarebbe bastata la maggioranza semplice. Prima del voto, il candidato premier si è duramente scagliato contro Pedro Sánchez. Si, come pare, questa alternativa non fructifica, solo quedan ya dos salidas que no serán honrosas. La primera es el gobierno de la mentira y la segunda una repetición electoral. Dopo il secondo fallimento, Re Felipe potrebbe incaricare di formare un governo il secondo classificato alle elezioni, che è proprio Sánchez. Se non si raggiungerà la maggioranza in Parlamento entro il 27 novembre, saranno necessarie nuove elezioni che si terranno il 14 gennaio prossimo. Il totale dei profughi arrivati in Armenia dal Nagorno-Karabakh è salito a circa 93.000. Si tratta di una larga maggioranza del totale di persone di origine armena che abitavano nella regione, 120.000 secondo le stime, al momento della resa da parte delle forze separatiste. A fornire la cifra è stato un portavoce del governo di Yerevan. I profughi necessitano ora di un sostegno umanitario sia nel breve che nel medio e lungo periodo. Aid, elderly, people with chronic diseases in need of care. So we've asked very specifically what they need. There are some acute needs here that we're going to try and tackle and bring in additional supplies, but there are also some medium-term to longer-term needs. These include ambulatory and ambulance support. Անկամ ազնագրիչ չասեի վերցնում, որովհետև տանակի սուրս էր, ամուսինիս աշմանթա, մի կերպ իրենց անեցի վերջը։ Անտեղից տեղափոխվել եմ Ստեփանակերտ, այնքան ապրանք պետք է թողել, դա չեմ կարողացել, հասնեմ, համարը միլիոններ էլ ախպել, ախրի հիշոր պերան, ասրալ եմ վերցրել, վերջերնուսել, ապտովուս պախել։ Dopo l'offensiva militare e il cessate il fuoco mediato da Mosca, l'Azerbaigian sta prendendo via via il controllo del Nagorno-Karabakh, di cui la fuga della popolazione armena che teme rappresaglie da parte delle forze armate di Baku. Bandiere sventolanti e atmosfera festosa sulla Piazza Rossa di Mosca per commemorare il primo anniversario della dichiarazione di annessione di quattro regioni ucraine alla Russia. Migliaia di persone si sono radunate nel cuore della capitale per celebrare qualcosa che la realtà nega: il pieno controllo delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia. Il presidente russo ha chiesto ad un comandante anziano della Wagner di reclutare volontari per il combattimento e ha onorato la memoria dei militari caduti in battaglia. E hanno escupito la sua vina in piena misura. Questo è il primo. Il secondo, ovviamente, noi faremo tutto per offrire aiuto ai loro cari, senza alcun dubbio. Putin ha poi sottoscritto il decreto che prevede il reclutamento di 130.000 coscritti quest'autunno. In linea di principio non verranno inviati in Ucraina, le cui accademie militari continueranno ad addestrare i futuri soldati per l'esercito.